Benvenuti gentilissimi telespettatori ad una nuova puntata di Cult Vision del nostro talk show settimanale di approfondimento. La trasmissione di oggi seguirà l'inaugurazione di questo nuovo anno giudiziario, inaugurazione in cui si sono tirate le fila rispetto a ciò che è stato fatto e ciò che bisogna ancora necessariamente fare. Quindi ci vediamo dopo una brevissima pausa pubblicitaria con il nostro ospite d'eccezione. A tra poco, non mancate. CLP cresce e si rinnova. Dopo 30 anni di specializzazione in scaffalature metalliche e arredamenti per ufficio, apre anche il settore casa. Cucine, divani, pareti attrezzate, camere da letto, camere per ragazzi, armadi e cabine. Nel nostro nuovo showroom troverete le marche più prestigiose a prezzi concorrenziali. Lavori su misura e sopralluoghi gratuiti. CLP Arredo Services è in via Palmiro Togliatti 98, Taverne di Corciano, Perugia. CLP Arredo Services, dopo 30 anni, una tradizione che si rinnova. Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Vision. Come avete potuto sentire nell'anteprima, oggi vi proponiamo un argomento di estrema importanza perché faremo il punto della situazione sull'amministrazione della giustizia in Umbria. Lo faremo con un illustrissimo ospite, il procuratore generale, dottor Fausto Cardella, che ci spiegherà quanto è stato fatto e quanto bisogna ancora fare questo profilo. Grazie procuratore per aver Grazie a lei. accettato il nostro invito a partecipare a questa trasmissione. Ecco procuratore, gli argomenti sono davvero tanti, quindi andiamo per ordine. In occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario, lei ha aperto la sua ampia relazione con il ruolo dell'informazione, sottolineandone la sua fondamentale importanza, dato che contribuisce al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Tuttavia, bisogna separare ciò che è informazione da ciò che è spettacolo. Cosa intende, procuratore? La stampa, secondo me, è l'istituzione più importante, viene prima di tutte le altre, perché controllando, sa, si dice la stampa è il cane di guardia della democrazia, controllando tutte le altre, tra cui anche la magistratura, il suo operato, è fondamentale nel buon andamento della pubblica amministrazione, della giustizia, diciamo pure del sistema democratico. Informare è non soltanto un dovere, ma è anche un diritto dei giornalisti a informare, un diritto dei cittadini ad avere una buona informazione. Talvolta oggi si tende a, non faccio il censore, registro semplicemente una situazione, si tende a confondere i due piani, quello dell'informazione e quello dello spettacolo, complice la televisione ovviamente, complice questi sistemi importantissimi di diffusione. Ora, non sempre le due cose possono coincidere. L'informazione ha un obiettivo, magari non fa audience, lo spettacolo invece ha il compito di divertire e anche di fare audience. Allora, mi riferisco per esempio a certi processi che vengono celebrati negli studi televisivi, danno l'illusione di essere informazione, cioè di fornire dei dati reali. In realtà sono spettacolo, cioè servono a divertire, a intrattenere, fine nobilissimo, ma che con l'amministrazione della giustizia non ha nulla a che vedere. Lo stesso si potrebbe dire. E quello ai quali mi riferivo nel corso della mia relazione che lei ha citato, a certi video che si vengono proiettati in occasioni di indagini, di investigazioni. Certe volte sono ben fatti e servono proprio a informare e anche a rendere atto alle forze di polizia del lavoro, dell'egregio lavoro che normalmente svolgono. Certe volte invece sembrano soltanto destinati a colpire l'attenzione pubblica, a Creare divertirla, nel l'audience. senso, ecco, questa distinzione era quella che io volevo sottolineare nel passo che lei ha ricordato.
Allora, procuratore, nella sua relazione lei evidenzia gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere, il tutto per tutelare al meglio i cittadini umbri e non solo. Vorrei capire però qualcosa di più sulle gare d'appalto e sulla necessità di rivedere la normativa. Oggi quello che governa è il sistema degli appalti, che poi è il sistema del funzionamento della pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione vive di servizi che vengono prestati, e per prestare questi servizi ha bisogno di una serie di strumenti, di mezzi che si procura nel libero mercato. E rivolgendosi, e questo non soltanto le pubbliche amministrazioni che sono a questo proprio deputate, i comuni, gli enti territoriali, anche l'amministrazione della giustizia dal 2015 ha deciso di fare da sé. E prima c'erano i comuni che agivano come interposta persona, noi chiedevamo al comune che cosa avevamo di bisogno, il comune provvedeva ad acquistare e il ministero pagava. Oggi questo triangolo si è molto semplificato, siamo noi direttamente che sappiamo di che cosa abbiamo bisogno. Per esempio, mi riferisco al sistema sicurezza dei palazzi di giustizia, che richiedono per esempio contratti con istituti di vigilanza e tante altre cose, e le prendiamo sul libero mercato. Quindi anche noi siamo soggetti a questo codice degli appalti cosiddetto, che è una legge che nasce, come tantissime leggi, con delle ottime intenzioni, con delle ottime finalità. In realtà poi diciamo che avrebbe bisogno, come si suol dire, di un tagliando, in realtà un poderoso tagliando. Forse bisognerebbe rivedere completamente proprio tutta la struttura, tutti i principi ispiratori della legge. Cercherò di essere velocissimo ma chiaro. Il principio ispiratore del codice degli appalti è una serie di puntuali, oserei dire pignoleschi, talvolta inutili, controlli preventivi, per cui il funzionario, colui che insomma deve dare l'appalto, che deve fare le cose, deve rispettare una serie di regole minuziose, che un po' perché le leggi non vengono scritte sempre con precisione, un po' perché non si può mai prevedere che cosa, non sempre sono coerenti l'una con l'altra e non sempre sono utili. Le grida manzoniane, lei lo paragona alle grida manzoniane, questa, un vero e proprio ginepraio. Esattamente. Questa insieme di norme, di disposizioni, è finalizzata, il fine è buono, che è quello di evitare che ci si possa corrompere, che si possano fare delle cose contrariamente alla legge. Quindi il legislatore dice: guarda, tu devi fare questo, ti controllo passo passo, devi rispettare questo. In realtà, purtroppo, questo non giova alla speditezza, non giova all'efficienza, che la pubblica amministrazione già ne ha tanti di problemi, ci mettiamo anche questi, ma non giova neanche a quell'obiettivo di tutela nei confronti della corruzione, perché anzi più ostacoli si pongono, e per superare questi ostacoli forse può essere anche uno dei sistemi, ecco, non lo voglio neanche pensare, quello di ungere le ruote, come si suol dire. Quindi è proprio una struttura sbagliata. Bisognerebbe sostituire la semplificazione, di cui tanto si parla, ne parlano tanto, ogni governo parla di semplificazione, ma in realtà non si realizza mai, almeno finora non si è mai realizzato, e il principio di responsabilità. Viva Dio, le nostre spese sono grosse, ma non sono in genere, sono grossissimi appalti milionari, ma a maggior ragione quando lo sono. Se il funzionario chi fa sbaglia va a finire in galera e basta. Però ecco, consentiamogli di agire liberamente e soprattutto di agire celermente. Quindi con questo nuovo codice degli appalti non riusciamo a sconfiggere e a limitare la corruzione e le eventuali infiltrazioni mafiose, procuratore, in realtà? Io ho la sensazione che questo codice degli appalti sia irrilevante ai fini del fenomeno della corruzione, diciamo che fa il solletico nella migliore delle ipotesi, e in realtà complica moltissimo la vita alla pubblica amministrazione, ma quel che è più grave la complica agli utenti, perché i servizi che la pubblica amministrazione dà farraginosamente sono dei servizi che vengono meno, che arrivano tardi o che arrivano in malo modo agli utenti, cioè anche a tutti noi.
Veniamo alla nostra Umbria, ovviamente continua questo argomento davvero scottante, caldo, perché cosa è stato fatto, procuratore, per limitare la corruzione e le infiltrazioni mafiose in Umbria, in vista anche la necessità di procedere con le ricostruzioni post-sisma? Perché purtroppo il terreno è fertile. Certamente, il terreno è fertile, però dobbiamo dare una misura. L'Umbria è, anche in Umbria c'è il problema della corruzione come c'è in tutta Italia. Per fortuna, direi, sempre con le dovute riserve, perché sappiamo che la corruzione non ha indici, non ha indicatori, e anche il percepito, il cosiddetto percepito, non è un indicatore affidabile come lo è, non lo è in tema di sicurezza o in altri settori. Quindi diciamo che in Umbria il problema c'è, riteniamo che ci sia, per fortuna non è forse il primo problema per l'Umbria. Detto questo, e con particolare riferimento alla questione della ricostruzione della Valnerina, non perché la Valnerina abbia una caratteristica negativa, tutt'altro, ma perché ci sarà un giro di soldi che attira inevitabilmente la corruzione. C'è dove ci sono soldi, dove c'è povertà, evidentemente non attecchisce. E ci sono degli strumenti che attualmente vengono posti in essere, non soltanto per il terremoto, ma anche in generale, per rispondere alla sua domanda. Gli strumenti molto efficaci sono quelli a disposizione della pubblica amministrazione, in particolare mi riferisco alla prefettura, che ha lo strumento delle interdittive e che, a quanto mi risulta, qui in Umbria come in altre occasioni, viene usato con oculatezza ma anche con efficacia, ed ha un compito di controllo ma anche preventivo. Poi ci sono le forze di polizia, che sono molto attente, vigilanti su questo. E poi però bisogna anche che ci aspettiamo qualche cosa da questa nuova normativa che è stata fatta, cioè questa possibilità di spezzare il pactum sceles tra il corrotto e il corruttore. Vedremo che risultati potrà dare, ce ne aspettiamo, siamo fiduciosi, diciamo, qualche cosa che possa consentire di far emergere il fenomeno, e quindi, una volta che emerge il caso di corruzione, poter intervenire con gli strumenti che la legge consente. Allora, procuratore, vorrei chiudere con il decreto sicurezza, perché lei lo critica veramente tanto nella sua ampia e interessante veramente relazione. Quindi che cosa vorrebbe dire in chiusura di questa prima parte rispetto a questo decreto sicurezza? Ma io non critico il decreto sicurezza nel suo complesso, altri lo hanno fatto. Io mi sono limitato soltanto agli aspetti di mia competenza, di più strettamente mia competenza, che riguarda la creazione di nuove fattispecie di reato. Il reato di accattonaggio molesto è veramente, insomma, un reato inutile, imperseguibile, e direi anche, se fosse perseguibile, diciamo anche, ma se l'immagina lei, voglio dire, applichiamo l'ammenda all'accattone e poi, per fargliela pagare, cosa andiamo? Andiamo a pignorargli le monetine nel cappellino poggiato sulla strada. Allora, ecco, è una di quelle norme che, vabbè, il legislatore ha deciso di inserire, però forse sottovalutando il fatto che è un appesantimento di una macchina, quella della giustizia, che già arranca faticosamente, avrebbe bisogno di essere un po' sgravata. E invece all'occorrenza si fa, ma insomma, voglio dire, non è il caso neanche di dedicarsi più di tanto, perché non credo che questo reato potrà avere, non immagino, insomma, che non avrà un grosso seguito nei nostri uffici. Quindi speriamo che il legislatore possa rivedere alcune normative, procuratore. Sono sempre le speranze che abbiamo. Possa ravvedere. Ogni volta si dice facciamo una nuova legge, intanto la facciamo, poi dopo la rivediamo, poi tante le cose restano. Talvolta si cambiano, talvolta invece è difficilissimo, soprattutto quando meriterebbero di essere cambiate, trovare poi le intese. Ma questi sono problemi del legislatore, per fortuna noi siamo solo esecutori
delle leggi che loro fanno. Buon senso, pubblicità. CLP cresce e si rinnova. Dopo 30 anni di specializzazione in scaffalature metalliche e arredamenti per ufficio, apre anche il settore casa. Cucine, divani, pareti attrezzate, camere da letto, camere per ragazzi, armadi e cabine. Nel nostro nuovo showroom troverete le marche più prestigiose a prezzi concorrenziali. Lavori su misura e sopralluoghi gratuiti. CLP Arredo Services è in via Palmiro Togliatti 98, Taverne di Corciano, Perugia. CLP Arredo Services, dopo 30 anni, una tradizione che si rinnova. Bentornati gentilissimi telespettatori a studio, continua la nostra importante trasmissione sull'amministrazione della giustizia in Umbria, con noi anche nella seconda parte un illustrissimo ospite, procuratore dottor Fausto Cardella. Grazie ancora procuratore per aver accettato il nostro invito. Allora procuratore, nell'organizzazione della sicurezza di tutta la regione, con interventi mirati, con la collaborazione tra più forze militari, è riuscito a controllare meglio il territorio. Purtroppo le risorse a disposizione delle forze dell'ordine non sono mai sufficienti. Spesso i nostri militari sono chiamati a svolgere le loro funzioni con risorse ridotte al minimo. Quindi che cosa si sta facendo su questo fronte, procuratore? Un fronte caldo anche questo. Io credo che si possa dire, ripeto sempre con la dovuta cautela, e anche che la nostra sia una regione nel complesso non solo sicura, ma tra le più sicure. E questo dipende da una serie di fattori che non sono tutti merito della pubblica amministrazione. Il primo di tutti è proprio la popolazione che c'è, che è una popolazione nella stragrande maggioranza laboriosa e non incline ad atti di violenza o di, diciamo, di disturbo. E questo ovviamente non esime, facilita, ma non esime il compito della pubblica amministrazione. Preciso che io parlo di sicurezza, ma ne parlo più da cittadino, seppure da un osservatorio privilegiato qual è il mio, perché il problema della sicurezza è, diciamo, competenza di organi diversi dalla magistratura. Anche la magistratura ha un ruolo nella sicurezza, ma in prima battuta è compito dei prefetti, è compito delle forze di polizia e di tutti coloro che vengono. E mi pare che insomma questo compito loro lo assolvano molto bene, perché prendiamo Perugia, della quale tante volte ci sono vulgate e discorsi, ma sostanzialmente è una città nella quale si può camminare a qualsiasi ora con una tranquillità. Certo, nessuno ti può garantire in nessuna parte del mondo che non ti succeda mai niente, che non avvenga uno scippo, che non avvenga una cosa. Questo è assolutamente impossibile, anche nelle né più tranquille città da assicurare né da evitare, perché non si può mettere un poliziotto, un carabiniere per ogni persona. Però certamente nel complesso, anche raffrontando con altri centri urbani, non dico con quelli di grandi dimensioni, che ovviamente il paragone è improponibile, ma anche delle stesse dimensioni, credo che si possa dire che è una zona nella quale si può vivere relativamente tranquilli. Certo, questo mitico lasciare la porta con le chiavi attaccate, la macchina senza una cosa, questo, ma anche 40 anni fa era già bene allora non farlo assolutamente, perché i furti negli appartamenti ci possono essere, quindi bisogna difendersi, bisogna chiudere le porte, mettere gli allarmi e trovare tutti i sistemi. Però non è questo quello che si intende quando si dice una città pericolosa. Procuratore, veniamo alla famosa cittadella giudiziaria. Tanto se ne parla, ma poco si è fatto. Quali sono i tempi? Perché qui si parla appunto di risparmiare tantissimi soldi, ma anche in termini di sicurezza. Ma io non colgo questo dato per la verità, nel senso che non mi pare che si sia fatto poco. Mi pare che si stia facendo tutto quello che è possibile e anzi, devo dire, pure con tempi molto accelerati. Penso di non rivelare nulla che debba restare segreto. Abbiamo
fatto una riunione con il Presidente della Corte d'Appello recentemente, rivolgendoci ai rappresentanti di tutte le forze politiche che operano, che sono presenti in Regione, proprio per sollecitare e richiamare la loro attenzione su questo importante problema, su questa importante, più che problema, la definisco proprio soluzione a problemi. E abbiamo avuto una risposta corale e una risposta più che rassicurante, a conferma di quello che le istituzioni territoriali, la Regione, il Comune, il Sindaco, avevano già fatto finora per impostare assieme al Demanio, all'Agenzia del Demanio e alla Magistratura, diciamo pure ai vertici della Magistratura, per impostare questo problema. I tempi dipendono da tante cose e anche io vorrei vederli, vorrei immaginarli, però le posso dire una cosa, che finora non si è perso tempo. Finora tutto quello che si doveva fare è stato fatto ed è stato rispettato quello famoso cronoprogramma. Il nostro grido, diciamo così, richiesta di aiuto, di soccorso, è stata preventiva, per timore che proprio si potessero dilatare questi tempi. Ci è stato assicurato di no, quindi noi confidiamo che adesso non so, ma potrebbe anche non essere una questione di moltissimi anni, di lustri, potrebbe anche essere nel giro di 2-3 anni, io mi auguro, spero, speriamo, si potrebbe cominciare a vedere qualche cosa di assai concreto. Continua ad allarmare il dato legato allo spaccio di droga, addirittura all'interno delle scuole, purtroppo, procuratore. Non possiamo nascondere che il problema c'è e anche abbastanza grave. Quindi come possiamo sradicare questo cancro? Soprattutto per i nostri giovani, pensando ai nostri ragazzi. Perché il centro è messo veramente male. Il problema della droga è un problema enorme. È un problema enorme che esiste in tutte le parti del mondo. Mi rendo conto che, specialmente oggi, fare discorsi con un approccio razionale non è molto gradito, perlomeno non sempre viene preso bene. Ma è impensabile che, non dico Perugia, ma in qualsiasi città, in qualsiasi borgo, anche in quelli più sperduti, in quelli più tradizionali, si possa pensare di escludere, di debellare completamente il fenomeno della droga, perché purtroppo è una cosa nei confronti della quale ci stanno misurando in tutto il mondo e purtroppo i risultati sono veramente sconfortanti. E per quanto riguarda l'Umbria e la città di Perugia, il fenomeno della droga è presente e anche inquietante. E il contrasto giudiziario, penale giudiziario, è un contrasto che riguarda un momento particolare del fenomeno dello spaccio, quando si riesce a individuare chi spaccia e purtroppo, voglio dire, le leggi sono quelle che sono, le carceri sono quelle che sono, la possibilità di tenerli in carcere, ma tenga presente che ovviamente do dei numeri che approssimativi, ma l'ordine di grandezza è quello: i 2/3 della nostra popolazione carceraria è composta da spacciatori o da persone che ha avuto a che fare. Quindi la repressione c'è e c'è anche in Umbria. Evidentemente non è un fenomeno che è comprimibile oltre un certo limite solo soltanto con la repressione. Occorre ben altro, occorre prima di tutto i servizi sociali, che ci sono, almeno nella nostra regione, sono anche piuttosto attivi ed efficienti. Ma è un fatto di promozione culturale che ha dei tempi lunghissimi. E l'illusione di poter intervenire con un'ordinanza prefettizia, con un intervento della squadra mobile o del reparto operativo dei carabinieri, che ci sono, ripeto, che ci sono, e sono anche insistenti e presenti. Proprio ieri, basta che lei faccia anche una passeggiatina così per puro caso nel centro di Perugia, se ha l'occhio appena appena un po' allenato, vedrà che è facilissimo trovare in borghese, meno visibili, ma proprio per questo
più efficienti, poliziotti, carabinieri, guardie di finanza, proprio in servizio antispaccio e antirapina. Dobbiamo prendere atto che lo strumento giudiziario, ripeto nel complesso, non è uno strumento idoneo a debellare il fenomeno, ammesso che ce ne sia. A suo avviso i cittadini hanno una grande responsabilità per quanto riguarda questo cancro, perché è un vero e proprio cancro. Guardi, dottoressa, io non mi addentro in analisi sociologiche perché è un terreno sul quale mi muovo malamente, ma non mi sentirei neanche di dare, perché ammesso che ci siano delle colpe di noi come cittadini, come padri, ma sono così diffuse che evidentemente qual è il comportamento virtuoso che sicuramente può impedire la proliferazione dello stupefacente? Io ho visto figli di ricchi e figli di poveri, figli di persone separate e figli di famiglie eccellenti, anzi gli stessi, non soltanto i figli, anche i padri. Francamente io non sono in condizioni di dire da che cosa dipenda e che cosa realmente si possa fare. Cerco di usare gli strumenti del mio spicchio di attività per contrastare, ma nella consapevolezza che purtroppo è una situazione di... Ecco, forse una cosa, ma magari glielo dico come suggerimento, se consente, per una prossima trasmissione, c'è questo problema della liberalizzazione, che poi la droga è già liberalizzata, almeno nell'uso, della vendita, diciamo, da parte dello Stato. Lo dico subito ai suoi telespettatori, è una cosa alla quale io sono assolutamente contrario, ma ci sono delle degnissime persone che sono invece propendono per questa soluzione. Se ne vogliamo parlare, sono a disposizione. Quindi questo sarà, di questo parleremo in una futura trasmissione. Procuratore, mi ricollego alla sua relazione, le chiedo come possiamo garantire la sicurezza ai magistrati impegnati a combattere le infiltrazioni mafiose e la corruzione. Allarmante il dato dei 27 magistrati uccisi in quanto impegnati nella lotta contro la mafia. Ecco, l'autonomia effettiva, l'autonomia operativa dei magistrati è davvero effettiva? Quali sono le problematiche da superare? Quali parole di conforto? Perché ecco, è un primato che penso che non ci invidia nessuno, 27 magistrati uccisi. Vede, i 27 magistrati uccisi, noi li ricordiamo, abbiamo scritto recentemente un libro, Ritratti del Coraggio, con i profili dei 27 magistrati che adesso stiamo cercando di presentare un po' in tutta Italia. Può darsi che lo si presenti anche qui a Perugia nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E non è soltanto ricordare i colleghi caduti, ma è anche trarre dal loro esempio, dalla loro vita, da quello che noi sappiamo di loro, delle norme di comportamento, capire come possiamo e dovremmo comportarci oggi, perché anche la magistratura è cambiata, cioè sono cambiati i tempi e forse anche la magistratura deve rivedere alcune sue regole all'interno. Il problema della sicurezza però oggi non è soltanto legato a quei colleghi che svolgono attivamente la loro professione, la svolgono nel settore dell'antimafia, del contrasto diretto alla criminalità organizzata, e normalmente quelli, grazie a Dio, sono protetti e scortati. Il problema della sicurezza oggi sta un po' riguardando tutti, per esempio il giudice che fa civile, il giudice che segue i fallimenti, che normalmente erroneamente era considerato un giudice non a rischio. Il Tribunale Civile di Perugia per 15 anni è rimasto senza livello di protezione perché appunto il civile non si pensava, sbagliando, che non le persone non corressero al rischio. Che non succedesse. Ci sono voluti gli episodi drammatici, e anche prima bisogna dire che questi episodi si verificassero, per rendersi conto di che invece oggi il problema... Vede, fino a qualche tempo fa
il giudice rischiava quando contrastava il potere mafioso, il potere violento. E abbiamo esempi di uno di questi colleghi, Giacomelli, che è stato, ne abbiamo parlato recentemente presentando un libro, una biografia, è stato ucciso perché aveva confiscato i beni del fratello di Totò Riina, non gli era stato perdonato, era andato proprio a toccare gli interessi mafiosi della famiglia. Però oggi rischia... Che non esercitava più la sua professione perché è stato ucciso. Esattamente, dopo un anno, è stato ucciso addirittura quando era andato in pensione. Oggi però il giudice che rischia è il giudice che fa semplicemente il suo lavoro e che ovviamente non può accontentare tutti, non deve accontentare tutti, perché è venuta meno quella protezione che nasceva da un lato dall'autorevolezza, dal lato dal rispetto timoroso che la gente aveva nei suoi confronti. La delegittimazione della magistratura ha portato anche questo. Ma voglio essere ancora più chiaro, questo problema non è soltanto per i magistrati, forse per i magistrati è più evidente, perché incidono con la loro attività in maniera più evidente e talvolta anche più cruda nei diritti, nelle società. Riguarda un po' tutti i settori della pubblica amministrazione. Ricordiamo che qua in Umbria, seppure per l'attività di una persona che certamente non aveva tutte, diciamo così, le caratteristiche più normali, e ci sono stati dei funzionari della regione Umbria che noi ricordiamo che hanno pagato con la vita un assalto, sono state prese dopo ovviamente le misure di sicurezza. Voglio dire, la magistratura in particolare e un po' tutta la pubblica amministrazione risente di questa continua delegittimazione di questo Stato che non riesce a soddisfare o a dare l'impressione di soddisfare molta gente, per cui venuto meno il freno inibitorio, il senso di timore questi rischi ci sono. Quindi le misure di sicurezza, possiamo dire, le leggi sono un po' obsolete, procuratore? Il legislatore le dovrebbe rivedere? In materia di sicurezza le leggi non sono obsolete, bisognerebbe un po' vedere sui singoli settori. Ripeto, torniamo al discorso degli appalti. Noi per fronteggiare una situazione del Tribunale, proprio del Tribunale Civile, abbiamo fatto un appalto per una spesa complessiva di circa 40.000 euro, che voglio dire, si può immaginare che sia una spesuccia, insomma. E sono quasi 2 anni e mezzo, 3 anni, che nonostante, me lo faccia dire, nonostante, diciamo così, la posizione certamente di vantaggio che ha l'amministrazione della giustizia nei confronti di altre amministrazioni o di altre cose, che non è paragonabile a quella del singolo cittadino, anche senza pensare a Fracchia, certamente c'è una differenza di potenzialità notevole, ancora non siamo riusciti a superare tutti gli ostacoli. Confidiamo per completare l'opera, è già in sicurezza, ma per poter completare l'opera ancora ci sono delle difficoltà che contiamo di superare. Pensi un po', ecco, a proposito di appalto. Procuratore, a conclusione di questa importantissima, interessantissima trasmissione, che cosa vorrebbe dire ai nostri cari telespettatori e anche ai suoi colleghi? Ma i miei colleghi non ho proprio niente da dire, perché fanno già il loro dovere, devo dire, anche in condizioni difficili. E le condizioni difficili sono proprio le condizioni logistiche. Io quando vado all'estero, e mi capita di andare ad assistere a qualche udienza o di incontrare qualche collega, resto allibito ogni volta e resto nello stesso tempo, torno carico di invidia, perché vedo i loro uffici, vedo le loro aule tutte perfette, ordinate, poi le confronto con le nostre e mi dico perché noi, perché vede, la giustizia vive anche di immagine, come tutti i riti, come tutte, ha bisogno di immagine. Credo che sia più difficile aggredire un giudice se lo trovi in un contesto solenne, piuttosto che in certi uffici un po' sgangherati e un po' rattoppati nei quali viviamo.
ai cittadini, per carità, anche a loro, ognuno si guarda, sono tutte persone ragionevoli, però dico, oggi i pericoli ci sono, la società è certamente diversa, ma vengono più pericoli. Oggi abbiamo fatto un incontro in una scuola parlando del cyberbullismo. Ecco, questo secondo me è un pericolo al quale è difficile difendersi, è molto difficile. E per il resto, se teniamo la porta di casa chiusa, evitiamo di lasciare come i portoni aperti tante volte, oppure spendiamo qualche soldo in un sistema di allarme, diciamo che possiamo raggiungere un livello di sicurezza accettabile con il nostro contributo. Così si conclude la nostra trasmissione odierna. Io ringrazio il dottor Fausto Cardella per aver reso questa trasmissione così importante, così interessante, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia. Grazie a voi carissimi telespettatori e alla prossima con Cald Vision. Grazie ancora di cuore. Grazie a voi.